origine, i giapponesi hanno deciso di aprire un centro di ricerca in Europa, si sono accorti che l'Italia poteva offrire qualcosa in più. In particolare, poi la Toscana è risultata vincente perché ha messo insieme la capacità di fare sistema tra le aziende e l'università e la regione, con l'aiuto anche poi di Invitalia come supporto a livello nazionale, che i giapponesi ci tengono molto che le attività intellettuali, la ricerca e lo sviluppo sia fatto in un luogo anche consono. Quindi, diciamo, la bellezza che ci circonda aiuta anche la capacità di pensare in maniera migliore. Da quando siamo stati fondati nel 2011, abbiamo sempre, diciamo, come metodo di trovare le eccellenze da un punto di vista tecnico, da un punto di vista manufatturiero, da un punto di vista di ricerca e attivare delle collaborazioni con loro. Quindi abbiamo collaborato molto con le università, sicuramente fin dall'inizio, e poi sicuramente con aziende del territorio. Tutto questo ci ha permesso, insomma, di crescere. Abbiamo aperto, eravamo un ingegnere, una segretaria e due manager giapponesi e un po' di idee su cosa fare. Da allora, in maniera stabile e, diciamo, robusta, abbiamo iniziato a crescere. Adesso siamo 23 persone. E siamo italiani e giapponesi. Abbiamo introdotto la branca della robotica, quindi la robotica applicata alle macchine che la Yanmar costruisce, macchine a costruzione, macchine per l'agricoltura. E poi ci siamo ancora allargati verso la parte, diciamo, di sviluppo, ricerca e sviluppo sui motori. La Yanmar alla fine ha il suo core business nei motori. Noi crediamo molto che tecnologie robotiche di guida autonoma, di visione, di capacità di fare dei task in autonomia, di aiuto all'operatore, andranno ad aiutare a fare le attività con maggiore sicurezza e con maggiore produttività. L'idea di introdurre tecnologie robotiche nell'ambito agricolo riteniamo che sia utile anche per attrarre le nuove generazioni. Una grossa parte delle nostre attività riguardano lo sfruttamento ottimizzato delle energie di tutti i tipi. Ci occupiamo di energie rinnovabili, energie fossili, tradizionali, ma il focus lì è come fare a produrle in maniera efficiente e a utilizzarle in maniera efficiente. La Yanmar è anche famosa per i motori marini e la Toscana ha una cantieristica da diporto di altissima qualità e quindi stiamo cercando di mettere insieme le due cose, la nostra capacità di ricerca e sviluppo, le capacità di Yanmar nel settore marino e il fatto che in Toscana ci sia una grossa industria, un grosso indotto di questo tipo. In estrema sintesi, il pilastro dell'energia, della robotica e del marino sono, diciamo, tre pilastri sui quali il nostro centro di ricerca lavora e ci aspettiamo che continuerà a lavorare anche nel futuro.